San Matteo, la processione fuochi d'artificio al centro della riunione del Comitato Straordinario per l'Ordine e la Sicurezza che si è svolto questa mattina presso la Prefettura di Salerno. Al centro dell'attenzione del tavolo presieduto da Francesco Russo, il piano per la security e la sicurezza predisposto dalla Curia di Salerno con il supporto del Comune e l'indicazione del percorso della processione del Santo Patrono con i punti per la sosta della statua. In modo particolare sono stati esaminati i punti in cui verranno anche disseminati i presidi sanitari e predisposti dei presidi di sicurezza e tutti quegli elementi necessari al servizio d'ordine e di sicurezza pubblica. Un aspetto nuovo sarà la sosta in Piazza della Libertà ed un focus particolare della riunione è stata dedicata proprio a questo aspetto affinché la sosta avvenga in sicurezza. Domani si terrà un tavolo tecnico in questura dove verranno pianificati gli aspetti operativi, ma intanto questa mattina si è riunita anche la Commissione Provinciale Sostanze Esplodenti che ha dato parere favorevole alla richiesta avanzata e all'istanza del fuochista incaricato per lo spettacolo dei fuochi d'artificio. Lo spettacolo si terrà al porto turistico Masuccio Salernitano con inizio alle ore 24. Non è stata accolta però dalla Capitaneria di Porto di Salerno la richiesta di restringere l'area di interdizione per motivi di sicurezza. Ora, come ha commentato a caldo il sindaco di Salerno uscendo dalla riunione in prefettura, bisogna solo incrociare le dita e sperare che sia bel tempo. Nel nostro abituale rapporto di collaborazione, condivisione e amicizia con la questura e la prefettura, con il professor prefetto, abbiamo tenuto questo tavolo che è ancora in corso. Rappresenta il comune assessore Trincario, il comandante della protezione municipale. Abbiamo risolto il problema dei fuochi d'artificio che verranno regolarmente svolti dalla ditta che aveva già preannunciato proposto le sue iniziative, su impulso anche della cooperativa San Matteo, dell'associazione San Matteo, che ha promosso, voluto fortemente questo spettacolo pirotecnico. Quindi le cose volgono a bello, speriamo che lo faccia del tempo. Tutto dovrà funzionare in un modo perfetto e credo che ci siamo lavorando.